Vorrei pensare al Natale che si avvicina come alla risposta al bisogno più profondo che credo sia nei cuori di tutti, di tutta l'umanità in questo tempo, il bisogno della pace. Quella pace gravemente ferita dall'invasione russa dell'Ucraina, quella pace che ancor più in questo momento, proprio nella terra che ha dato i Natali a Gesù, è stata sconvolta dall'attacco barbaro di Hamas con l'uccisione di tanti cittadini israeliani e la presa in ostaggio di molti altri. Ma quale pace dobbiamo cercare? Ci sono due modi di pensare alla pace. C'è la pace come stabilire la forza della legge alla base di tutti i rapporti umani. E c'è la pace invece che vuole essere costruita a partire dalla legge della forza. A me sembra che sia questa seconda via, quella che il governo di Netanyahu, nello Stato di Israele, ha preferito come risposta alla violenza di Hamas. E i innumerevoli morti, il tanto dolore, la tantissima e devastante distruzione che la guerra sta portando, nella striscia di Gaza in particolare e non solo, ne sono il triste effetto. Ecco perché è necessario un cambiamento profondo di mentalità. La pace non può essere costruita con la violenza. La pace va costruita con la ricerca di un dialogo che rispetti i tanti che sono del tutto estranei alla barbarie del terrorismo. E certamente fra di essi sono innumerevoli gli stessi cittadini della striscia di Gaza. E allora il desiderio e la preghiera che credo tutti dobbiamo presentare a Dio in questo Natale, è quello di una pace fondata nella giustizia e nella verità. È il coraggio di mettersi al tavolo dei negoziati, è la ferma volontà di superare l'odio con la ricerca di patti che rendano possibile una convivenza fra i due popoli in Terra Santa. Sembra un sogno irrealizzabile, ma per chi crede non lo è. Natale significa anche questo. Dio si è fatto vicino perché noi potessimo essere con Lui, costruttori di pace. Ed è la forza dell'amore che Lui ci dona che rende ognuno che lo voglia capace di essere a sua volta un operatore di pace. Chiediamo questo dono per tutti, chiediamolo in particolare per arabi e israeliani, per ucraini e russi, in un momento storico in cui la pace è veramente il dono da chiedere a Dio in questo Natale che si avvicina e che ci è donato come nuovo inizio e nuova speranza.